non sono state settimane facili quelle che Elena Santarelli e la sua famiglia hanno affrontato negli ultimi mesi del 2017 e molto probabilmente saranno pesanti anche le prossime. Il figlio malato è fonte di preoccupazione per la bella showgirl di Latina e il marito Bernardo Corradi, ma l'abbraccio virtuale dei tanti fan sui social è terapeutico per l'umore di tutti. La Santarelli continua a battersi affinché altri genitori che si trovano nelle sue stesse condizioni di ansia e speranza possano accedere con più facilità alle cure migliori e alle strutture più attrezzate, nonostante le polemiche in seguito all'annuncio sulla malattia del figlio, non si tira indietro quando qualche mamma le chiede come abbia fatto ad accorgersi che qualcosa non andava. Istinto materno e fortuna, chiamiamola così, di avere dei dottori esperti e scrupolosi, ha risposto sui social. Bisogna ascoltare il bambino, ha aggiunto, nel senso che una mamma sa quando sta fingendo e non bisogna far finta di niente, perché uno più uno porta a due. La brutta esperienza che sta vivendo a causa della malattia del figlio sta dando alla Santarelli però dei validi insegnamenti, come ha fatto ancora sapere su Instagram. Da queste mamme ho imparato molto, mamme a volte sole, separate, con problemi economici. Se uno può in qualsiasi forma donare qualcosa è un bel gesto che porta tanto amore e speranza, ha concluso la showgirl.